Amici sportivi, buonasera. Qualcuno aveva dei dubbi sulla tenuta del Verona di fronte ai grossi ostacoli? Stasera nessuno può più dubitare, per l'autorevole sicurezza, per l'eccezionale dinamismo mostrato dai veronesi nel vittorioso incontro con la Juventus. La Sampdoria ha fatto più o meno come il Verona ai danni della Fiorentina e il Milan ha superato la Roma concretando una migliore manovra. Operare bene, insomma, in piena velocità, non calare mai di ritmo. Ecco le doti principali delle squadre che hanno vinto i confronti più attesi. L'altro big match Torino-Inter nulla ha tolto e nulla ha aggiunto alla buona quotazione di vertice delle due squadre. Lazio, nuovo corso diciamo così più ragionato, e Napoli, con un prestigioso Maradona non sempre sostenuto a dovere, hanno anch'esse pareggiato. Atalanta, Avellino e Como non si sono fatte sfuggire il successo in casa contro avversari a contatto di gomito nella zona calda di classifica. In Serie B, Bari, Triestina e Pisa al comando, avendo vinto tutte e tre le partite fra le mura amiche. E veniamo alla schedina. Atalanta-Cremonese 1-0, Avellino-Ascoli 2-0, Como-Udinese 2-0, Lazio-Napoli 1-1, Milan-Roma 2-1, Sampdoria-Fiorentina 2-0, Torino-Inter 1-1, Verona-Juventus 2-0, Perugia-Genoa 1-1, San Benedettese-Cagliari 1-0, Taranto-Lecce 1-1, Spal-Vicenza 2-2, Pordenone-Provercelli 0-0. Altri risultati di B: Bari-Monza 1-0, Cesena-Pescara 1-1, Empoli-Bologna 0-0, Padova-Catania 2-1, Pisa-Campobasso 1-0, Triestina-Parma 1-0, Varese-Arezzo 2-1. Le classifiche. Serie A: Verona al comando 9 punti, segue la Sampdoria con 8, Torino-Milan 7, Fiorentina-Inter 6, Juventus-Avellino-Como 5, Roma-Napoli-Atalanta 4, Udinese-Cremonese-Lazio 3, Ascoli 1. Serie B: Pisa, Bari, Triestina 8 punti, Lecce Taranto 7, Arezzo Perugia Monza e Varese 6, Padova Pescara Bologna 5, Genova Catania, Cesena, Empoli, San Benedettese 4, Campobasso 2, Parma 1, Cagliari 0 punti. Ora le quote del Totocalcio, forniteci come sempre in piena velocità dagli amici appunto del concorso pronostici ormai computizzerati. Allora, i 13 che sono stati 1460 per la cronaca, i 13, vedete, vincono 6 milioni e 23 mila lire. I 12 sono stati moltissimi, oltre 30 mila, e ciascun 12 vince 288 mila lire. E adesso passiamo alla serie dei collegamenti, cominciando col successo della Sampdoria sulla Fiorentina per 2-0. A te, Giorgio Bubba. Siete collegati con Genova, dove la partita è stata di una delle più brillanti di questo campionato e ha lanciato una Sampdoria molto attenta, una Sampdoria veloce e pimpante, una Sampdoria che in questo torneo dirà parecchio di sé. Bisogna fare considerare che la Fiorentina non è stata inferiore all'attesa, anzi è stata molto attenta nel difendere l'imbattibilità di Galli, che è durata per circa 60 minuti di partita, ed è stata molto attenta in un centrocampo, ma i giovani della Sampdoria oggi hanno veramente spazzato tutto. Un bel gioco, una bellissima partita. Vediamo le immagini assieme di questo incontro e cominciamo subito con la Sampdoria in attacco. Si presenta così con Galia che impegna Galli. Poi un'azione della Fiorentina con Scanziani, lo vedete tra un istante, pronta a ribattere sulla linea di porta, colpo di testa di Oriali, poco avanti alla linea di porta. Insiste la Sampdoria per questo fallo di Moz su Vialli, l'arbitro Magni, eccellente arbitraggio il suo, decreta un calcio di rigore, tira Sunes e para Galli. Sembra davvero che sia imbattibile questo calciatore, anche perché dopo, guardate, su Mannini devia quel tanto la palla che finisce sul palo opposto, e dopo ancora para questo tiro da distanza ravvicinata di Mancini, e dopo ancora sempre Galli riesce a neutralizzare questa azione portata da Mannini e da Renica con pallone che finisce sull'altro palo. Si passa al secondo tempo e al settimo l'imbattibilità di campionato di Galli con rete di Renica a termine. Stupenda rete di Renica, poi c'è un tiro di Passarella e poi c'è l'altra rete, è Sunes, deviazione di Passarella, autogol. Dobbiamo aggiungere una considerazione prima di terminare la cronaca da Genova. Ottimo il comportamento del pubblico, impeccabile sotto il coordinamento del questore, per fortunato stabile, il servizio di polizia. Una bella giornata di sport. A te la linea, Paolo Valenti.
Veniamo adesso al successo del Verona di cui si è parlato in apertura. Verona batte Juventus 2-0. Il Verona ha fornito una tale prestazione maiuscola che è difficile per paradosso valutare la Juventus di oggi, presa in velocità e ritmo dalla squadra veneta che si trova a memoria, che ha semplicità di azioni, sempre in verticale, collettivo compatto su cui spiccano ora anche personalità di rilievo assoluto. Platini, reduce dalla mezza partita ieri con la nazionale francese, è entrato nella ripresa, ma nulla è cambiato. Riproponiamo le azioni dei gol veronesi, che sono proprio un compendio visivo delle doti degli scaligeri. Tutte e due nella ripresa, ecco il primo gol, ovvero successo dell'intesa della velocità in verticale. Dopo Di Gennaro è in azione Fanna, cross, il piccolo Galderisi salta di tempo e segna 1-0. Ed ecco il secondo gol, attenzione, è l'individualità che emerge. Elchiar segna, prendendo da rimessa di fondo, vedremo, ecco rimessa di fondo, e traversando mezzo campo di forza e agilità, approfittando destramente di un rimpallo per impossessarsi del pallone. Attenzione ad Elchiar. 2-0. E legittimo l'entusiasmo in campo e sugli spalti. Passiamo adesso a Torino-Inter 1-1. Cesare Castellotti. Buonasera, è stata una partita tutto sommato inferiore alle aspettative. Gli inserimenti di Bergomi, che si erano evidenziati fin dall'inizio per la loro pericolosità, hanno fruttato all'Inter il gol del temporaneo vantaggio. Mentre proprio l'Inter soffriva d'altro canto la lentezza di alcuni giocatori come Bredi e Causio. Qualcosa ci sarà ancora da registrare in questa Inter. Il Torino ha reagito bene come complesso, pervenendo al pareggio col suo miglior uomo della giornata, cioè Serena. L'assenza di Schachner si è fatta sentire. In definitiva un pareggio giusto. Vediamo le immagini, le fasi salienti. In apertura Baresi scambia con Causio, Sabato blocca Martina. Andiamo al gol, 22esimo. Baresi, Bergomi, vediamo come fa tutto da solo il difensore nerazzurro e batte Martina. 1-0 per l'Inter. Qui Dossena, poco prima del riposo, invita Serena a un intervento e para Zenga. Secondo tempo, un'occasione ancora per il Torino, sulla respinta di Zenga, Junior ancora invita il portiere all'intervento. Qui il pareggio del Torino, rimessa laterale di Zaccarelli, Junior, Ferri e poi Serena aggancia bene e insacca di sinistro, così il Torino pareggia. Per la cronaca si sono avuti alcuni episodi da Moviola, ammoniti Sclosa, Mandorlini, Serena e Galbiati. Ho concluso da Torino. Un altro 1-1 fra Lazio e Napoli. Linea a Fabrizio Maffei. Grande spettacolo allo Stadio Olimpico grazie a Diego Armando Maradona. Certamente non è stata una passeggiata per il Niño de Oro, marcato prima da Fonte e poi da Calisti, due giovanissimi, ma lui è riuscito ad estrarre dal suo vasto repertorio alcuni numeri di alta scuola calcistica. Li vedremo più avanti. La partita è stata piacevole ed anche corretta, nonostante i tanti motivi polemici illustrati ampiamente nella vigilia. Il risultato a nostro avviso è giusto, anche se la Lazio può forse recriminare qualcosa per via di un paio di occasioni sprecate banalmente. Ma possiamo partire e vedere insieme le azioni più significative della gara. Qui c'è un tiro di Battista che obbliga Castellini ad un difficile intervento. Castellini poi si è infortunato ed è stato sostituito al primo minuto della ripresa. Ed ecco in azione Diego Armando Maradona. Qui il pallone viene facilmente parato da Orsi. Siamo qui al 35esimo, il minuto in cui la Lazio passa in vantaggio. C'è un lancio di Laudrup, lo vedremo tra un attimo. C'è anche un controllo difettoso di Bruscolotti, ne approfitta D'Amico che si inserisce e batte Castellini. 1-0. Secondo tempo, sesto minuto, pareggia il Napoli. Il gol è di Maradona e non ha bisogno di commenti. A questo punto la Lazio potrebbe tornare addirittura in vantaggio, l'ho detto anche all'inizio. Ma prima Giordano non arriva su questo invito, un tiro cross di Laudrup, e poi alla mezz'ora Podavini, dopo aver saltato addirittura quattro avversari in dribbling, calcia a lato appena entrato in area. Risultato finale 1-1, linea ancora a Valenti. Come abbiamo detto, successo del Milan sulla Roma per 2-1. Linea Gianni Vasino.
Una volta il mago Lidl ha tirato fuori dal suo cilindro una sorpresa e il Milan ha insegnato alla Roma quella zona di cui era giustamente ritenuta sino all'anno scorso l'unica vera grande maestra. I rossoneri in velocità e in continuità hanno superato gli avversari di oggi che solo grazie ad una impresa personale di Cerezo sono riusciti a diminuire le distanze. Vediamo in avvio e subito il Milan a mettersi in bella evidenza. Etley sfiora il palo. Poco dopo Di Bartolomei, l'ex di turno, impegna da lontano il portiere romanista in tuffo. La ripresa vede la Roma ancora schiacciata nella sua area e qui è Oddi che per poco non segna un'autorete. Poi il Milan schiaccia ancora sull'acceleratore e va in gol. Prima c'è Atley che impegna il portiere romanista, Wilkins controlla, poi Di Bartolomei entra in area e va in gol con l'aiuto anche di Nela, ma la palla ormai era indirizzata oltre la linea. Insistono i rossoneri, ancora Atley. Nela si vede soffiare la palla, guardate con che caparbietà l'inglese vada al raddoppio, è il 2-0. A questo punto Cerezo inventa letteralmente il gol romanista, eccolo, è bellissimo e con queste immagini ti restituisco la linea a Valenti. Io la giro subito ad Avellino per il successo dell'Avellino sull'Ascoli per 2-0, a te Luigi Necco. Prima vittoria dell'Avellino in questo campionato, prima vittoria di Angelillo mi pare in Serie A. L'Avellino può ricominciare da due. E l'Avellino era più forte dell'Ascoli oggi, e il quale Ascoli, ha detto Mazzone, dovrà rivedere parecchie cose. Ma comunque, primo tempo, Avellino attacca. Finora avevamo visto un Avellino capace di difendersi, questa volta abbiamo visto invece un buon attacco dell'Avellino, abbastanza scatenato, e se a Roma è esploso Maradona, qui è esploso Diaz, che con un colpo di testa manda a rete, ma vedete Nicolini salva proprio sulla linea. 23esimo del primo tempo, dopo qualche minuto è ancora l'Avellino e ancora con Diaz a impegnare il portiere Corti, che si salva ancora una volta in corner. Per un errore di Ferroni nel primo tempo ne profitta Hernandez, che da 35-40 metri tocca prima il portiere e poi il palo addirittura, corner. E quindi l'Ascoli spreca così un'occasione, e ancora un'occasione dell'ex avellinese, siamo già al gol, che è venuto su angolo e tocco di Zandonà e tiro di Colombo, 24enne mediano dell'Avellino. Qui avete visto ancora una verticalizzazione, si dice così, dell'Ascoli, che ha tentato il tiro con Cantarutti, poi ancora con Schiavi, ecco, ex avellinese nel primo tempo che impegna il portiere Paradisi. Un tiro di Dirceo piazzato bene dal nostro montatore Visone, per dire che c'era l'ex napoletano nelle file dell'Ascoli, ma l'Ascoli nel secondo tempo ha continuato a non impensierire l'Avellino, che addirittura si ripresenta col Diaz, triangolazione con Colomba e con Casale, e gol 2-0, l'Avellino si sente più soddisfatto. Soddisfatta è anche l'Atalanta, che ha superato 1-0 la Cremonese. Ettore Frangipane. C'è da dire che Atalanta e Cremonese non si erano mai incontrati in Serie A. Il debutto di questo mini derby lombardo ha portato bene i nerazzurri, che sono riusciti finalmente a vincere. 1-0 il risultato, e qua siamo subito all'undicesimo con il primo rischio per la porta cremonese, quando Magrin tira una punizione che Borin devia in angolo. Al 14esimo segna l'Atalanta ed è il primo gol della giornata, il tiro di Magno Cavallo. Al 17esimo qualche nervosismo per un precedente atterramento di Magrin, poi la Cremonese accentua le sue puntate, sfiora più volte il pareggio. Vedrete adesso al 39esimo Paulinelli, eccolo, tirare lungo, para ma non trattiene Benevelli, interviene Nicoletti ma non in tempo. Al sesto della ripresa ancora la Cremonese in attacco con Diganò che tira da lontano e sfiora il montante. Insiste la Cremonese, ma è l'Atalanta che per tre volte si avvicina al raddoppio. Al 23esimo Fattori, l'avete visto, sfiora la traversa. Al 31esimo calcio d'angolo, Stromberg colpisce la traversa. Al 42esimo la lunga discesa, eccolo, di Rossi, che da solo davanti a Borin non riesce a concludere. Termina sull'1-0 l'incontro e per Sonetti va bene così. Lui le preoccupazioni le ha soprattutto in trasferta. La linea a Paolo Valenti. Passiamo all'ultima partita della Serie A da esaminare, è il successo del Como sull'Udinese per 2-0, linea a Marco Lucchini. Il Como cercava un risultato positivo e l'ha ottenuto ai danni di un'Udinese generosa,
ma poco determinata in fase conclusiva. I Lariani comunque hanno attaccato con decisione fin dalle prime battute di gioco, meritando alla fine il risultato. Al quinto minuto, lungo lancio per Fusi che lotta lungo con Nedigno, alla fine l'attaccante Lariano cade in area. Ecco, ma l'arbitro è a due passi e fa proseguire comunque l'azione. Alla dodicesima punizione per l'Udinese, batte Edigno e Giuliani non ha problemi a parare. Nella ripresa al sesto il Como suda un'ottima occasione, Cornelison entra in area, esce Brind anticipo e l'azione sfuma. Alla ventunesima punizione della Lunetta, batte Zico all'incrocio dei pali. Al ventisettesima prima rete dell'Ariana, scende Todesco che crossa per Cornelison. Galparoli si mette in mezzo ed è autorete. A 5 minuti dal termine l'Udinese colpisce un palo con Gerolini al termine di una incursione convulsa nell'area del Como. La difesa lariana controlla la sfera e libera. Al 45esimo il raddoppio dei padroni di casa, Todesco per Matteoli che lancia Bruno. Questi gli restituisce la palla ed è il gol del 2-0. E con questo è tutto. Passiamo adesso alla Serie C1, girone A, Ancona Legnano 1-0. Carrarese Asti 1-0, Rimini Modena 1-0 fuori casa, Piacenza Iesi 2-2, Livorno Pistoiese 3-0 fuori casa, Rondinella Firenze Reggiana 1-1, Sanremese Brescia 2-2, Spal Vicenza 2-2, Treviso Pavia 0-0, girone B, Campania Monopoli 1-1 giocata ieri, Casarano Acragas 1-0, Casertana Ternana 2-2, Catanzaro Nocerina 2-0, Cavese Cosenza 1-1, Foggia Benevento 1-0 sul campo neutro di Campobasso, Francavilla Messina 5-0, Palermo Salernitana 0-0, Regina Barletta 1-0. Torniamo al Totocalcio, Montepremi 17 miliardi 588 milioni, eccolo, 17 miliardi 588 milioni 545 mila 960 lire. Torniamo alle quote che vi abbiamo dato in apertura e che vi ripetiamo: ai 13 vanno 6 milioni 23 mila lire, ai 12 288 mila lire. E concludiamo col campionato di rugby, giunto alla quarta giornata, girone A, a Milano Petrarca Padova Blue Dawn 21-7, a Roma Young Club Roma Peroni Lazio 37-3, a Piacenza Parma De Mafil 31-12, Scavolini L'Aquila Mogliano 40-3, classifica Scavolini 8 punti, Petrarca e Young Club Roma 6 punti, girone B, Amatori Milano MAA Milano 26-23, Benetton Treviso Amatori Catania 24-3, Icomatic Brescia Sanson Rovigo 18-12, Treppini Padova Fracasso San Donà 12-10, classifica Icomacchi Brescia 8 punti, Sanson 6, Benetton 5. Ci rivediamo e ci risentiamo domenica prossima.